Oggi siamo qui per ricordare che nella stessa data di 3 anni fa il nord-est è stato colpito da un evento meteorologico estremo di nome Vaia. Siamo qui col signor Francesco Dell'Osbe della Protezione Civile di Agordo che ci racconterà che cosa ha vissuto in quei momenti e come 4ALL, l'azienda veneta territoriale, ha aiutato imprese e famiglie in quel momento. Sì, buongiorno. La tempesta Vaia dell'ottobre 2018 ce la ricordiamo tutti molto bene, soprattutto qua nell'Agordino. Ecco, sono stati giorni molto difficili, un evento eccezionale che non era mai successo, soprattutto in termini di potenza del vento, che purtroppo ha divelto una buona parte del patrimonio boschivo qua dei nostri comuni. Con noi della Protezione Civile Locale, essendo un'associazione territoriale, siamo stati impiegati immediatamente sulla gestione di questa emergenza, anche perché era stata preventivata dal centro meteorologico di Arabba con una precisione abbastanza significativa ed importante. Ecco, quindi eravamo pronti con l'infrastruttura, con le dorsali, sia della rete radio e soprattutto anche dell'infrastruttura e della dorsale dell'azienda 4ALL, che praticamente da sempre ci sta supportando nelle operazioni a supporto della protezione civile nell'ambito delle radiocomunicazioni e della connettività a servizio appunto delle radiocomunicazioni. Quindi noi diciamo la sorpresa è stata grande per la gravità della situazione meteorologica, però non è stata altrettanto grave dal punto di vista della preparazione, perché con l'attività che abbiamo messo in piedi in collaborazione con l'azienda 4ALL abbiamo dimensionato i siti, le dorsali, in una maniera tale che sicuramente in prima battuta, cioè nelle prime 24-36 ore e poi anche successivamente, non ci sono state delle problematiche in ordine alla connettività e neanche alle comunicazioni radio. Ecco, quindi sia a livello locale ma soprattutto verso l'esterno della vallata. Si può dire che la natura sfidi i veneti e i veneti sfidino la natura risorgendo dalle proprie catastrofi, tipo Vaiont nel 63 e Vaia nel 2018? Certamente sì, perché bisogna considerare, soprattutto qui nella zona di montagna, dove la viabilità ordinaria, per esempio, la viabilità ordinaria non è uguale ad una viabilità di pianura. Abbiamo delle strade che passano sotto i canaloni, sotto delle rocce, in zone esposte, ecco, e quindi i veneti nella provincia di Belluno soprattutto hanno fatto fronte in maniera significativa e pronta alla riparazione dei danni occorsi nel corso del tempo, e tuttora sono in corso lavori importantissimi di bonifica, di ripristino, della viabilità, della sistemazione dei siti valanghivi, della sistemazione dei siti a rischio idraulico, idrogeologico, in collaborazione con gli enti locali, in prima battuta i comuni, dopo la provincia e soprattutto la regione del Veneto, che in maniera secondo me molto competente e puntuale sta tramite il governatore, che è stato nominato commissario delegato dal governo, sta gestendo il ripristino di tutti gli stati e i luoghi devastati dalla tempesta Vaia, perché le problematiche della montagna sono diverse dalle problematiche della pianura. In questo contesto appunto le nostre operazioni anche di collegamenti radio e anche naturalmente dell'operato dell'azienda 4ALL, secondo il mio punto di vista, si è perfettamente integrata al territorio, ecco, anche con il nostro aiuto, però anche con la propria capacità tecnica, in modo tale di assolvere questo compito, insomma, di una reazione pronta e compiuta a quello che è successo.
Si può dire che allora 4All, azienda territoriale veneta, ha aiutato, ha portato un grosso aiuto alle imprese, alle famiglie, insieme alla protezione civile nel momento di vaia? Ma guardi, questa domanda qui secondo me è superflua, perché è pacifico che l'azienda 4All, almeno per quanto riguarda la protezione civile e il rapporto che ha avuto la nostra associazione con l'azienda 4All, è pacifico e assodato che la collaborazione c'era già da prima. Cioè, ripeto, come ho detto anche prima, non è una questione che l'azienda 4All abbia tamponato ad una situazione contingente. L'azienda 4All era presente già prima sul territorio, è tuttora presente. Ecco, naturalmente nelle fasi critiche dell'emergenza vaia ha dovuto far fronte col proprio staff, col proprio personale, ad un surplus di lavoro, ma comunque perché c'erano problemi in ordine di mancanza di energia elettrica, in ordine di viabilità, in ordine di pericoli oggettivi naturali. E quindi l'azienda 4All, tramite il proprio staff, l'installatore di zona e dello staff che è venuto in supporto prontamente non appena la viabilità ordinaria l'ha consentito, ha fatto in modo che la connettività in primis non sia mai mancata, neanche nei momenti peggiori, verso a livello locale, sulla dorsale locale, e anche verso l'esterno, perché è importante anche far sapere fuori della valle, perché ricordiamoci che l'accesso a questa valle qua è una galleria lunga 2 chilometri. Ecco, non ci sono gli accessi, o si arriva tramite i passi o si arriva tramite una galleria lunga 2 chilometri. Quindi l'uscita dalla valle è stata fatta in tutta tranquillità e la gestione con lo staff dell'azienda 4All nel momento contingente, prima e anche dopo. E a tutt'oggi io mi sento in qualità di responsabile e organizzatore delle radiocomunicazioni nella Conca Gordina di affermare che la collaborazione con la ditta 4All è sempre stata una cosa veramente approfondita e funzionale, soprattutto, ecco, senza tante pretese, perché noi io mi trovo bene con lo staff dell'azienda 4All, perché la gente, tanto sono tecnici preparati, e dopodiché è gente che secondo me gli piace, lavora per passione, perché ricordiamoci sempre che, per esempio, io vorrei vedere chi è che mette su un sito, una dorsale a una quota tipo la Marmolada a Punta Rocca, in comune di Rocca Pietore, un sito a 3.265 metri sul livello del mare, d'accordo? Qui non basta essere tecnici capaci, ci vuole anche passione, e perdere tempo, e perdere notti, e perdere anche a volte la salute andando su a lavorare a temperature impossibili, no? Cercando di mantenere attiva la dorsale, perché, ripeto, un conto è una torre faro in pianura, un conto è lavorare a 3.300 metri sul livello del mare, dove sono 10 mesi all'anno d'inverno. Ecco, quindi noi la tempesta vaia ha rafforzato ulteriormente quelle che sono le esigenze della popolazione qui della valle della Gordino, dove abito io e dove ho avuto il piacere, appunto, di fare questo incontro con Celeste, perché ho aderito molto volentieri a questa, chiamiamola, a discussione, intervista, perché è giusto far sapere queste cose qua. Io non ho alcuna dopo l'azienda viene qui a lavorare, giustamente, però bisogna anche dire che oltre che lavorare si è messa con senso civico e senso e capacità tecnica a disposizione della collettività. Concludo dicendo che spero e auspico vivamente che la collaborazione duri nel tempo, perché altrimenti, non per dire, ma non sapremo cosa fare. Ecco, tutto là. Grazie.